Quindi devo condividere lo schermo. E siamo qua. Si vede? Datemi un riscontro. Ok. Perfetto. Allora, Sara, puoi si vede. riprendere. Grazie. Qui andrò un po' più veloce in modo da poter lasciare l'ultima ora ad una, come dire, anche ad uno scambio un po' più interattivo laddove necessitasse, oppure ancora espositivo frontale. Abbiamo detto tre fasi. La prima fase è del pronto soccorso legale. Che cos'è? Facciamo finta, ecco, che io stia parlando, un mio collaboratore, un mio praticante, oppure anche un collega che non abbia mai visto in che cosa consiste questa prima fase, che ha una durata di 2 mesi, ma che comporta, come dire, che ha l'esito di avere, appunto, che costituisce la fase della presa in carico, che è preliminare alla presa in carico. Ma come si fa questa prima fase? Come si svolge? Ecco, in realtà noi abbiamo fatto una cosa bellissima con Maurizio Avanzi, che dobbiamo riproporre, no? La fase del pronto soccorso è costituita da degli incontri che sono conoscitivi, cioè 5 incontri. Perché così era anche strutturato, ma 5 incontri casualmente così immaginati da chi ha fatto il progetto, da Daniela, quindi come pacchetti, in realtà declinando i nostri bisogni di giuristi, di operatori del diritto sul caso specifico, i 5 incontri sono effettivamente quelli necessari per arrivare agli esiti di cui vi parlo. 5 incontri nel massimo tempo di 2 mesi, anche pensando uno alla settimana o uno ogni 15 giorni, poi vi dico perché tra uno e l'altro ci vuole un po' più di tempo. I 5 appuntamenti costituiscono la prima fase di consulenza legale d'urgenza. Ecco perché appuntamenti così ravvicinati, ecco perché tempo massimo a disposizione. L'ideale sarebbe uno alla settimana, 5 settimane. In realtà non si riesce a fare sempre così e vi spiego perché. Il primo incontro è conoscitivo. Il primo incontro conoscitivo, immaginatevi, se è andato bene l'utilizzo dello strumento della scheda di valutazione del rischio, io legale che incontro nella fase di pronto soccorso un familiare o un giocatore, naturalmente. Il protocollo è quasi identico tra giocatore e familiari, ma non è proprio identico, identico. Qui per brevità ho messo un po' insieme, ma naturalmente ci sono delle sfumature. Primo incontro, quindi se è andata bene la scheda di valutazione del rischio, o meglio, se è andata male, perché è andata bene vuol dire che è un bel punto, ma se hai tanti punti, o è urgente, o opportuno, o è necessario, o è consigliabile, comunque tu sei arrivato dall'operatore del diritto. Quindi, teoricamente, rispetto all'invio degli operatori che hanno avuto già conoscenza del giocatore o del familiare, io dovrei farmi un'idea di quali sono i bisogni giuridici di questa persona. Ho già una prima traccia che è fornita dall'esito di quell'intervista, quindi io come legale ho già un po' l'idea di che cosa è, diciamo, di dove è il bisogno. Però, quando noi questo l'abbiamo immaginato nel 2012, non c'era la scheda di valutazione del rischio, c'era l'operatore che ci diceva: "Va, io mi sono sentita di mandarvelo perché mi ha detto questo, questo e questo". Quindi c'era un incontro, uno scambio di idee e di sensazioni tra il legale che riceveva e l'operatore che inviava. In questa prima fase il giocatore appunto viene conosciuto. Poi c'è un incontro di verifica, un incontro, ecco, tra il primo e il secondo poco tempo, tra il secondo e il terzo magari un po' di più, per cui se tra il primo incontro e il secondo al massimo una settimana, che era il tempo fisiologico, tra il secondo e il terzo ne possono servire anche due, e poi vi faccio vedere perché.
Perché noi al terzo dobbiamo arrivare già con le idee chiare, noi legali, perché stiamo in un pronto soccorso, non è che possiamo tanto tergiversare, se no il paziente muore, no? Tra il terzo e il quarto, anche qui potrebbero essere necessari una decina di giorni, adesso un po' meno. 11 anni fa non c'era la tecnologia che ci consentiva il reperimento così veloce dei documenti, tutto si è molto velocizzato, no? In tempo zero ottieni il certificato di famiglia, insomma. Però quando è stato pensato questo protocollo i tempi erano questi. E poi l'ultimo incontro, il quinto, che è quello che ci racconta, che restituisce ai beneficiari di questo pacchetto l'esito, il referto, ecco, il referto che noi diamo. Vediamo velocemente, facciamo proprio passi oltre, per favore, Daniela. Ecco, il primo appuntamento, ripeto. Se c'è già una scheda di valutazione rischio, qui l'operatore del diritto non farà altro che andare a fare domande di precisazione di quella scheda di valutazione. Il lavoro, è chiaro che la scheda di valutazione è stata prodotta come struttura sintesi, no? Di tanti anni di lavoro, ma in realtà è proprio l'estrapolazione che viene dall'insieme di tutti i primi appuntamenti che abbiamo avuto. Cosa chiediamo noi nel primo appuntamento? In linea di massima chiediamo esattamente quelle che poi sono le domande che abbiamo rimesso nella scheda di valutazione. Naturalmente magari con un approfondimento già più, insomma, più veloce, perché già sappiamo, quindi andiamo a fare le domande dove magari abbiamo individuato delle fragilità. Ecco. Non ci aspettiamo in questo primo incontro, salvo che l'operatore che ce lo invia abbia già potuto fare una sorta di indagine, un'istruttoria, ecco, su queste cose, ma diciamo che in linea di massima ci aspettiamo che sia il giocatore sia il familiare ci raccontino un po' di balle, ma spesso non balle perché le vogliono dire, balle perché non sanno, no? Perché la verità è che solo approfondendo bene le cose scopriamo che le persone non hanno tutte le informazioni. Noi abbiamo trovato persone che pensano di essere in comunione dei beni e invece sono in separazione, o viceversa, pensano di essere in separazione dei beni e lo sono, invece sono in comunione. Perché? Perché, per esempio, si sono sposati prima del 75, durante la fase 1975, durante la fase, ci sono ancora sposati, sì, sono felicemente sposati, però non sanno bene qual è il loro regime. Per cui qui è l'occasione per dire: signora, mi faccia capire, invece i ragazzi, giovani coppie, insomma, in linea di massima lo sanno abbastanza subito, ecco, ed è anche più facilmente controllabile il regime. Quindi il primo appuntamento è proprio ci conosciamo e capiamo anche, chiariamo anche qual è il nostro ruolo, qual è lo scopo. E qui c'è un bel primo, diciamo, scontro, perché al di là del privato del pubblico, il legale è abituato a trattare col cliente, invece l'operatore sociosanitario, soprattutto quello dei servizi convenzionati o pubblici, ha davanti un'utenza, per cui l'utenza arriva con delle grandi pretese. Qui è molto importante stabilire i limiti, i ruoli e la funzione del legale, la diversità tra il legale libero professionista che svolge questo compito anche all'interno eventualmente di uno sportello giuridico o di un progetto, perché comunque abbiamo una funzione differente. Dopo andiamo un po' sullo specifico di quello che è. Vai avanti, Daniela, per favore, secondo appuntamento. Secondo appuntamento lo chiamo della verità. Secondo appuntamento confrontiamo i documenti con le informazioni prese. Quindi abbiamo come obiettivo di valutare le balle che abbiamo raccontato.
o la verità, come sempre detto che uno magari ha delle idee giuste e anche delle cose vere, però insomma abbiamo già un confronto, un bagno di realtà tra quello che la persona ci dice e quello che invece è l'effettivo. Noi legali difficilmente diamo un parere se non abbiamo la cosa scritta, perché la forma scritta, il documento che incorpora lo status o il diritto, ci dà la possibilità di non dare indicazioni approssimative, perché il diritto è una scienza precisa. Ripeto, se sei comunione dei beni, se sei separazione dei beni, basterebbe fare un estratto dell'atto di matrimonio e senza tante teorie ce l'hai scritto, non è che è una teoria, o sei in comunione o sei in separazione. Però potrebbe essere che tu hai avuto un periodo in cui eri in comunione, poi sei entrato in separazione, ci sono dei beni che non si sa bene che fine hanno fatto, se sono in comunione o no, e lì è il compito del legale dare anche questo aspetto. Naturalmente qui abbiamo l'esibizione per chi ce li ha dei documenti di finanziamenti, contratti, e qui si possono già dare le prime indicazioni, per esempio la chiusura dei conti correnti con la restituzione delle carte di credito, del libretto degli assegni. Ormai gli assegni sono una cosa rarissima, però c'è ancora qualcuno che ce l'ha. La sottrazione, no? La messa in sicurezza quasi del giocatore, dietro, e togliamo, no, dal giocatore il contante. E poi, ecco, questo momento importante, già qui, avendo la possibilità di avere finanziamenti o avendo il giocatore che ci racconta che è perseguitato dal recupero credito, che lo chiamano, si trovano sotto casa, vanno nelle vie e citofonano a tutti quelli e dicono: conosce il signor Rossi? No, perché ci deve dei soldi, cose che sono veramente accadute. Ecco, qui si può, laddove il legale abbia gli estremi, iniziare a diffidare, no? E rispetto ai comportamenti illeciti posti in essere abusivamente dal recupero credito che va oltre a. E questo viene normalmente visto anche dal giocatore e dai familiari come una buona risorsa, un incentivo al giocatore ad ascoltare questo piano di mobilitazione di pronto soccorso e di reparti, noi siamo pronto soccorso, i reparti sono gli operatori, dicendo: stai attento qui adesso, va bene, quel pronto soccorso giuridico, poi ci vuole la presa in carico lì, ci vuole l'educatore, ci vuole lo psicologo, non tutti magari, non sempre tutti, però insomma, perché io ho il potere di dire: tu giocatore, se ti affidi a questa struttura che vuole il tuo bene, puoi ottenere dei benefici immediati, per esempio la cessazione delle telefonate moleste. Anche qui, Dani, se vai sulla slide 33, anche qui naturalmente l'esame della situazione legale, patrimoniale e finanziaria, che preliminarmente è passata dalla scheda di valutazione del rischio, è approfondita con la dovuta, col documento che prova la conclusione a cui arriva. A voi sembrerà magari assurdo, ma per esempio a me era successo che un signore dicesse di essere un lavoratore dipendente perché lui riceveva i soldi in maniera come uno stipendio, ma in realtà aveva una situazione di libero professionista e quindi aveva tutt'altra cosa. Però non, io sono sicura che quella persona lì l'avesse detto in buona fede, perché lui dice: prendo uno stipendio. In realtà il suo inquadramento era di tutt'altra natura, quindi una bugia non voluta da lui, non detta con cattiveria per mentire, ma proprio perché non aveva neanche capito la domanda, cioè non sapeva che c'era questa distinzione. L'altro passaggio, quello del merito creditizio, che è una banca dati a cui si può accedere, ecco, 11 anni fa con più lentezza, oggi con quasi un click, per vedere quali sono effettivamente i debiti della persona. Questa cosa ci consente di dire: giocatore, il primo appuntamento cosa ci dice? Quanti debiti ho, se ce li ha? 30.000 euro al massimo. Al secondo appuntamento, quando c'è davanti il merito creditizio che ci dice tutti i debiti a cui tutti i finanziamenti accesi e non pagati, le rate non pagate, magari questi 30 sono già diventati 45. Daniela, la 34, chiaro, i debiti nel giocatore
costituiscono il primo campanello, il più importante, il più sentito degli effetti giuridici che il giocatore, che la dipendenza, che questo disturbo comporta, perché il giocatore non riesce a farne fronte, non riesce a rispettare gli impegni con le banche, con le finanziarie, e normalmente lascia indietro, non paga le rate, i finanziamenti e mutui. Se vai avanti, Dani, il mancato pagamento chiaramente comporta, appunto questo è quello che vi ho detto, andrei un po' più veloce visto anche il pezzo. Naturalmente quali sono le conseguenze, quello che vediamo, no? Qual è l'effetto del mancato pagamento? Di solito sono i decreti ingiuntivi, i pignoramenti, quindi atti giudiziari. Nel secondo appuntamento deve esserci questo momento di verità, devono esserci i documenti che ci dicono se ci sono dei pignoramenti, se ci sono dei decreti ingiuntivi, eccetera, se ci sono state delle cambiali. Ci sono ancora persone che mettono le cambiali, settimana scorsa, cioè, e de gente che, e società che le accettano. E naturalmente qui si può iniziare già a pensare, a dire al giocatore e ai suoi familiari quali possono essere poi gli sbocchi, quindi gli accordi, il saldo e stralcio, le procedure di cui parleremo dopo senza anticipare. Qual è una delle cose buone di questo momento, soprattutto quando la persona, il giocatore ha fatto dei debiti e non li ha pagati, però delle richieste di finanziamento non li ha pagati, che viene inserito nella lista dei cattivi pagatori, e questo consente quantomeno di avere anticipare uno degli effetti della sottoposizione all'individuo, all'amministrazione di sostegno, cioè il fatto che nessun'altra finanziaria gli faccia credito. Potrei essere smentita perché casi di eccezione ce ne sono stati, però in linea di massima i cattivi pagatori, quando sei già in una lista di cattivo pagatore, che è una banca dati che le finanziarie, le banche, gli istituti di credito si condividono tra di loro e che appunto però comporta l'iscrizione al CRIF, come ad altre banche date, chiaramente hai l'effetto che almeno la persona non viene munita di credito, perché appunto non è un cattivo pagatore, e quindi non gli fanno nuovi finanziamenti. Questo anticipa uno degli effetti delle misure di protezione che possono essere appunto amministrazioni di sostegno. Andrei avanti. Salterei, Daniela, alla slide 41. Okay. Il terzo appuntamento comporta lì l'avvocato, il legale, perché non può essere anche un avvocato, basta, ma sicuramente deve essere un operatore del diritto, quindi un giurista. Al terzo appuntamento deve dare delle risposte. Fino a questo momento ha fatto domande, qui invece deve dare risposte. Che risposte? Deve condividere con una precisione più chirurgica di quella in esito alla scheda di valutazione rischio data, fornita all'intervista, fornita agli operatori, qual è effettivamente il rischio giuridico dell'esaminato. Quindi quali sono tecnicamente e con grande probabilità le conseguenze del comportamento che abbiamo descritto, e deve consigliare la misura di tutela idonea. E lì è importante, solo un operatore del diritto che abbia ben idea di che cosa stiamo parlando, quindi che cos'è il gioco d'azzardo, che cosa comporta questa patologia, e soprattutto qual è la situazione concreta, che ripeto non è un vestito che va bene per tutti, dare i consigli di tutela preventiva, quindi volti ad evitare nuovi debiti, e vi ho già detto, no? Per esempio la segnalazione se tu inizi a non pagare una rata, insomma, è difficile che il giocatore arrivi senza avere già qualche sofferenza, però insomma, può succedere, ci sono dei giocatori che magari hanno solo un finanziamento e quindi... però insomma, evitare nuovi debiti, contrazione di nuovi debiti,
conservare il patrimonio, se ancora esistente, limitando la capacità di disporre che il giocatore ha, oppure contenitiva, cioè il giocatore che non aderisce, che ti dice no, e dopo vediamo che cosa possiamo fare in termini giuridici per evitare che lui, o per il tempo che necessita di curarsi, o per il tempo che necessita di guarire, ecco, abbia, possa mettersi, possa spendere almeno somme limitate e non sottrarre il patrimonio a quella che poi è il tentativo di ricostruzione e di pagamento. Naturalmente non è un o. A volte è una o l'altra, altre volte c'è la necessità di dare tutte e tre le indicazioni, quindi preventive, conservative e contenitive. Che cos'è? Vabbè, ve l'ho anticipato, quindi la misura preventiva è quella che impedisce al giocatore di disporre del reddito del patrimonio, e, però ecco, per quel che è il modo con cui lavoriamo noi, prevede la spontanea adesione del giocatore. Quella dopo, la misura conservativa tende a sottrarre alla disponibilità del giocatore il patrimonio già ancora esistente, e qui ci sono diverse modalità, il testamento, poi non sto, è chiaro che ogni parola necessiterebbe, ma io il trasferimento del patrimonio, la separazione dei coniugi, ci sono tanti modi in cui si può operare la conservazione del patrimonio. Anche qui, a seconda della misura che si va ad individuare, abbiamo bisogno di un giocatore adesivo alla nostra proposta. Mentre quella contenitiva, che è l'ultima, appunto, non è detto, magari il giocatore è comunque adesivo sia al piano di cura che alle proposte, però non è detto, ecco, quindi. E qui potrebbe esserci invece la grande frattura tra quella che è il protocollo giuridico del familiare e quella del giocatore e quello che può essere invece il protocollo giuridico del familiare, perché il contenitivo serve molto anche come il conservativo, ma il contenitivo è un atto di forza che noi andiamo a fare sulla capacità di disporre che il giocatore ha, quindi. E soprattutto si fa quando il familiare ha bisogno di una tutela e non ha l'adesione spontanea del giocatore a queste misure che si vanno a proporre. Andiamo avanti, che così concludo il pezzo. Il quarto appuntamento comprende appunto l'introduzione vera e propria della tutela, la contestazione dei debiti, che sono un po' attività che si fanno un po' in modo anche, come dire, diciamo che questa persona adesso ha dietro delle protezioni, ecco, per cui anche tu sei un creditore, per l'amor di Dio, sì, è il tuo diritto, è giusto che tu ce l'abbia, però fermati un attimo, vediamo, anche tu sei il quarto, sei la fin domestica che arrivi dopo dopo la Ducati, dopo Agos, insomma, sei il quarto, non hai visto che c'aveva già tre finanziamenti? Ecco, quindi si fanno quelle cose lì, si chiede l'annullamento del contratto, si fa un disconoscimento dove c'è, perché ci sono dei giocatori che hanno messo magari qualche firma falsa per il familiare a garanzia, ma anche qui si fa anche questo, si vanno a contestare le polizze abbinate, per esempio le polizze di assicurazioni che sono abbinate a quelle di finanziamento, e si fa una valutazione sulle ipotesi dell'accesso alle risposte nel caso di sovraindebitamento. L'ultimo appuntamento è quello restitutivo, ecco, e mira appunto a verificare l'introduzione di quei vincoli di tutela, a dare quei consigli che sono conclusivi della fase di pronto soccorso, anche interferendo proprio su quei meccanismi si promanano da alcuni regimi patrimoniali come le comunioni legali, quelle ordinarie, oppure le successioni. Per esempio, sappiamo che il giocatore ha un genitore anziano, magari in precarie condizioni di salute, e questo genitore gli lascerà del patrimonio. Ecco,
quello è un modo di dire: ascoltami, papà, mi hai già dato 100.000 euro, li ho buttati, li ho bruciati, aspetta un attimo, vediamo di farti fare un testamento. Così se per caso si apre una successione, magari proprio il nostro giocatore non è che proprio si prende tutti questi soldi che devono arrivare e se li spende tutti. Ecco, quindi naturalmente capite che il focus non è piccolino, ma si apre su tutta la posizione. E tutto ciò che attiene anche chiaramente la responsabilità patrimoniale generica, perché il patrimonio di ciascuno di noi è la garanzia dei debiti che noi assumiamo verso i terzi. La fase di pronto soccorso naturalmente può chiudersi lì, nel senso che non è per forza detto che il giocatore o il familiare voglia accedere a quella che apre la fase di cosiddetta regime, che abbiamo detto ha almeno una durata di 2 anni rispetto alla fase di assistenza, e poi insomma quella conclusiva di cui possiamo parlarne con più attenzione. Però sicuramente se la fase di pronto soccorso è stata introdotta, è stata fatta in un certo modo, anche un legale che sopraggiunge, che sopravviene, pensiamo ai legali, mi viene in mente al legale siciliano che è intervenuto sul posto dopo la spendita di un pacchetto che magari era qua, no? Però la persona è là. È chiaro che magari è meglio che sia un legale del vicino alla famiglia ad occuparsi della fase di regime, ecco. Però se l'hai fatta bene, hai dato le premesse a qualsiasi collega che poi prende l'incarico, cioè assuma l'incarico del giocatore o del familiare, di esprimere al meglio la fantasia nel costruire le difese, ma quantomeno non hai aggravato la condizione a cui la dipendenza ha esposto il giocatore. Il giocatore e la famiglia. Daniela, dammi un cenno. Sì, allora interrompo un attimo. Io direi fermo un istante la registrazione, così abbiamo anche